stamattina andiamo all'Alpe Veglia. Parte del percorso è molto semplice, diciamo, bella fresca, perché comunque siamo in mezzo a una bellissima pineta ed è tutta comunque una strada jeepabile, quindi non è particolarmente difficile anche camminare. Bello. Ho un consiglio: partite un po' presto la mattina, perché il primo pezzetto è esposto al sole e si suda, soprattutto adesso che è luglio e fa caldo. Anche se siamo a circa 1500 metri, fa caldo. Pausa ristorazione. Oh, e qui abbiamo raggiunto la parte pianeggiante, diciamo la meno stressante. Siamo quasi. Ecco, qui una volta non si poteva passare, adesso invece probabilmente non si può fare un uso diverso della zona. Finalmente si apre la Piana del Veglia. Io ho già la lingua viola. Una bella sosta sotto questo specie di bonsai che ci ha dato un po' di ombra, un po' di sole, ripartiamo, facciamo il giro dell'altopiano. Ragazzi, andiamo!
bellissima cascata. Siamo in controluce, ma adesso finalmente si è scoperto il Monte Leone. Guardate che splendore. Purtroppo ha fatto tutto il giorno con la testa nelle nuvole. Peccato per la foschia, perché non si vede benissimo. Il Monte Leone è sempre bello. 3552 metri. È un ghiacciaio che devo dire che quest'anno non è ridotto male come quelli delle altre località. Mi è sembrato abbastanza bello, per quanto sia un anno caldo, secco, come nessun altro purtroppo. Bene, come tutte le storie, anche stavolta ci avviamo alla discesa. Peccato perché si stava bene. Vabbè, la giornata finisce, si sa. Bello comunque, Alpe Veglia, mi è piaciuto. Eccoci all'arrivo! Arrivati al parcheggio!